Beh ragazzi, il mio Mordaf oggi siamo qui su Clash Royale. Ho un casino di cose da dirvi. Probabilmente non me le ricorderò tutte e non ve le dirò tutte, però sono arrivato in arena 10. Ho un casino di bauli che andremo a spacchettare dopo un attacco. Cioè no, prima di un attacco. Sì, sì, meglio così. E ho trovato la principessa nel baule d'oro. Purtroppo non posso farvelo vedere perché non ho lo screen. Comunque, sti cazzi, se non ci credete, non ci credete. Comunque, la sto provando ed è una bomba, Dio santo, la principessa, da quanto è che la cerco. Basta perderci in chiacchiere e andiamo subito a spacchettare. Primo baule d'oro della giornata. Niente, come cominciare la giornata al meglio. Secondo baule della giornata. Questo ci porterà fortuna? Non credo proprio. Terzo baule d'oro della giornata. Ormai ci perdo. Ci perdo ogni un altro mega sghe. Non ci credo. Almeno te, baule omaggio, dammi qualcosa. Oh, le gemme, almeno lui non me le dà. L'ultimo baule che andremo a spacchettare dopo un attacco. Volevo. Oh mio Dio, il mio primo attacco in arena leggendaria in un video. Cioè, questo video è epico solo per questa cosa. E non voglio perderla, non voglio. Ci ho messo così tanto a fare tutte queste corone. Ti prego, non me le far perdere. Oh! Oh! Muori subito! Questo qua che quanto ha shoppato nella sua vita. Dagli un colpo, per favore, mini pecca, se gli dai un colpo. Bene, siamo più o meno pari. Forse lui è in vantaggio, ma non è ancora detta l'ultima parola. Possiamo ancora vincere. Secondo me questo è il domatore, non so perché. Muori subito. Oh mio Dio. No, no, che sfiga. Che sfiga. Allora, adesso lui non ha gli scheletri, quindi se noi attacchiamo col domatore, lui non sa come difendersi, no? Ah, usato dal cimitero, ma perché? What the fuck. Guardate quanti. Un'orda di scheletrini. E però noi non abbiamo il mini pecca. E questo è il problema. Ma tranquilli, eccolo qua che rispunta come nuovo. Madonna, se la vinciamo. Cioè, noi quanto possiamo essere pro? Bam, bam, spacca tutto. Una bella palla di fuoco qua, che ho notato che sciotta il bago elettrico. Quindi non è chissà poi questa cosa. Dove credi di andare? No, questa è la torre, l'abbiamo presa. Siamo dei pro player. Più o meno, eh. Oh, oh, oddio. Spacca tutto qua con una fa... Oh mio Dio, ma che cacchio mi ha lanciato. Ti prego, finisci tempo, io ti voglio bene. Oh cacchio, ma non l'abbiamo presa la torre. Non l'abbiamo presa la torre. Oh cacchio. Oh mio Dio. Non ci credo. Mi ero scordato totalmente che non l'avevamo presa quella torre. Oh mio Dio, che partita. Non ci credo. Abbiamo vinto col 35%. Direi di sbloccare questo baule, aprire questo della corona e poi andremo ad aprire quello epico. Oh, prima epica del giorno. Perfetto. L'ultimo baule. Già non va bene. Non va bene. Scheletri che non ho mai usato. Non so nemmeno perché ce li ho al 4. Giganti Royale, va bene. Non lo uso. Non lo uso. Non lo uso. Non lo uso. E la prossima è un'epica, giusto? Tre fulmini. Ma tra tutte le cose che potevi darmi, potevi darmi qualcos'altro, no? Non è ancora finita qui, perché ho altri bauli nel secondo profilo. Guardate quante casse. Oh mio Dio. Ma lo spacchetteremo nel prossimo episodio. Stavo scherzando. Andiamo subito a spacchettarli, perché non vedo l'ora. Oh, le frecce, possiamo potenziare le frecce. Oh mio Dio. Ah, che benessere. Che benessere. Tra l'altro abbiamo anche un baule gigante che andremo ad aprire dopo questi ultimi tre bauli, che non ci daranno mai niente. Vero? Vero? Oh, una clone. Ciao anche a te. Il baule omaggio mi darà qualcosa, ne sono più che certo. Non è vero. L'ultimo baule. Dai, almeno dacci qualche domatore. Oh, grandissimo baule. Madonna, possiamo potenziare tutto oggi.
anche i barbari scelti. Quanti me ne ha dati? Oh mio Dio. Andiamo a potenziare la Valchiria, perché è troppo forte, mio Dio. Oh, e oggi abbiamo potenziato un bel po' di roba. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto, lasciatevi piace, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo giorno con un prossimo video. Beh ragazzi, già, non era finito, non vi aspettavate un secondo episodio, eh? Esatto, non dovevo morire nello scorso episodio alla fine, ma continuava.